Anche il Papa si confessa ogni 15 giorni, perché anche il Papa è un peccatore. Il confessore sente le cose che io gli dico, mi consiglia e mi perdona, perché tutti abbiamo bisogno di questo perdono. Così Papa Francesco ha spiegato l'importanza del sacramento della riconciliazione e il servizio sacerdotale della remissione dei peccati nel corso della catechesi dell'udienza generale di questa mattina, tenuta in piazza San Pietro davanti a più di 50.000 fedeli. Il Papa ha ricordato che è lo Spirito Santo a portarci il perdono di Dio passando attraverso le piaghe di Gesù e che Dio perdona ogni uomo nella sua sovrana misericordia, ma ha voluto che i cristiani ricevano il perdono mediante i ministri della comunità. È il potere delle chiavi, simbolo biblico della missione che Gesù ha dato agli apostoli. Io vado dal fratello sacerdote e sono sicuro che Dio mi ha perdonato. Noi dobbiamo non stancarci di andare a chiedere perdono. Ma padre, a me dà vergogna andare a dire i miei peccati, ma guarda, le nostre mamme, le nostre nonne dicevano che è meglio diventare una volta rosso e non mille volte giallo. E tu diventi rosso una volta, ti perdonano i peccati e avanti. Per questo il servizio che il sacerdote presta come ministro da parte di Dio per perdonare i peccati è molto delicato ed esige che il suo cuore sia in pace, che non maltratti i fedeli, ma che sia mite, benevole e misericordioso. Il sacerdote che non abbia questa disposizione di spirito è meglio che, finché non si corregga, non amministri questo sacramento.